In questo video parliamo della modifica degli oggetti. I comandi di modifica sono raggiungibili attraverso il menu testuale alla voce Modifica, che è questa, o più agevolmente alla toolbar Modifica, che è questa. Per farvela vedere meglio, la porto all'interno dell'area di lavoro. La toolbar Modifica, diciamo che concettualmente si divide in due parti. Nella prima parte ci sono i comandi per copiare e muovere in vario modo gli oggetti. Nella seconda parte i comandi di vera e propria editazione degli oggetti. Ma andiamo a conoscerli uno ad uno. Riportiamo la toolbar nella sua posizione tradizionale e cominciamo a descrivere i comandi. Il primo è il comando cancella, che è questo, che funziona in questo modo. Dopo aver selezionato il comando, si clicca sull'oggetto che si vuole cancellare e si dà invio. Oppure si può anche selezionare prima l'oggetto e poi selezionare il comando, e otteniamo lo stesso la cancellazione. Poi c'è un terzo modo che è indipendente dal comando presente sulla barra degli strumenti, che è questo: si seleziona l'oggetto e si preme il tasto Canc, e anche in questo caso l'oggetto viene cancellato. Perciò niente di più semplice. Questo è un comando che viene utilizzato molto molto spesso e che vi servirà e che credo non avrete difficoltà ad usare bene. Il secondo comando della barra è il comando copia. Disegniamo sempre un oggetto, una figura geometrica, prendiamo anche una linea. Il comando copia funziona così. Dopo aver selezionato il comando copia, ci viene chiesto di selezionare un oggetto. Invio. Di specificare un primo punto, possiamo prendere, che ne so, al centro del cerchio, un secondo punto, e in questo caso la figura viene copiata. La stessa cosa avviene copiando la linea. Prendiamo l'oggetto, selezioniamo, scegliamo un primo punto, lo vogliamo copiare in corrispondenza del centro del cerchio, che è comunque un comando attivo sullo snap, e abbiamo fatto la nostra operazione di copiatura in modo preciso. Poi c'è il terzo comando, che è il comando specchio. Il comando specchio ha bisogno di un asse rispetto al quale deve avvenire la specchiatura. Disegniamo una linea, selezioniamo il comando specchio. Ci chiede di selezionare un oggetto, che può essere anche più di uno. Possiamo selezionare entrambi, il cerchio e la linea. Invio. Si specifica il primo punto della linea speculare, il primo e il secondo punto. Prendiamo i due punti finali, potevamo prendere anche un punto intermedio, avrebbe funzionato lo stesso. Invio. E ciò che era sulla destra viene esattamente specchiato sulla sinistra rispetto a questo asse. Poi abbiamo come quarto il comando offset, importante, questo è un comando importante. Selezionando offset ci viene chiesto di specificare una distanza di offset. Diamo un valore qualsiasi, non so, 30. Invio. Selezioniamo l'oggetto. Clicchiamo esternamente all'oggetto e in questo caso viene riprodotto l'oggetto, viene copiato l'oggetto a una distanza di 30 unità. La stessa cosa possiamo fare nell'altro verso, possiamo farlo anche con altre figure. Questo è un comando particolarmente utile in fase di disegno, cioè per esempio se volete disegnare un muro largo 30 centimetri,
se la nostra unità di misura sono i centimetri, facendo 30, un offset di 30, ho disegnato un muro largo 30 cm. Poi abbiamo come quinto comando il comando serie. Per farvi vedere il comando serie, però ho la necessità di cancellare tutto. Facciamo una finestra e cancelliamo tutto. Il comando serie funziona così: disegniamo un oggetto da ripetere in serie, poi facciamo un piccolo cerchio. Prendendo il comando serie, selezionandolo, avete due possibilità: fare una serie rettangolare e fare una serie polare. Vi faccio vedere la differenza. La serie rettangolare consiste nella riproduzione, lo vedete anche dall'immagine qui, ad esempio, nella riproduzione di un oggetto rispetto a, in questo caso sono quattro righe e quattro colonne, ma io posso anche decidere di fare, che ne so, due righe e cinque colonne. Anche in questo caso ci viene chiesto un offset, cioè una distanza che deve esistere tra i vari oggetti. Possiamo 30 come prima, 30. Andiamo a selezionare l'oggetto che vogliamo riprodurre in serie, diamo l'invio, l'impostazione l'avevamo fatta prima, vedete già un'anteprima qui, no? Questi non sono cerchi, ma comunque ti dà l'idea di quella che è la serie che vai a disegnare. Dai ok, e succede questo, succede che il nostro cerchio viene ripetuto secondo due righe e quattro colonne e cinque colonne, e questa è la serie rettangolare. Andiamo a cancellare ciò che non ci serve. La serie polare invece, selezionandola, lo vedete subito, funziona in un altro modo, cioè c'è un punto che andiamo a selezionare subito, anzi prima selezioni l'oggetto, poi viene chiesto di selezionare un punto, prendiamo un punto qui, dopodiché il numero di oggetti che vogliamo riprodurre, scriviamo 5, un angolo 360 gradi significa fare una rotazione completa, facciamo 180 nel nostro caso. Vedete già dall'anteprima come vengono distribuiti gli oggetti. Do ok e ho in questo caso 5 cerchi posti su un angolo di 180 gradi rispetto a un centro che è qui, che è il punto che ho selezionato prima. E questa è la serie polare. Ricancelliamo e andiamo sul programma sposta o muovi, come lo chiamano altri, che è un programma, un comando, non un programma, che funziona così. Facciamo il nostro solito cerchio. Sostanzialmente il comando sposta è analogo al comando copia, con la differenza che l'oggetto in questo caso viene spostato e non copiato, ma funziona esattamente allo stesso modo. Si seleziona il comando, si seleziona l'oggetto, si specifica un primo punto base e il punto finale di destinazione dell'oggetto. L'oggetto in questo caso non viene copiato, ma viene spostato, per cui anche questo è un comando estremamente semplice. Poi il comando successivo, diciamo che il cerchio non è il massimo, per farvi vedere il comando ruota, prendiamo una linea. Il comando successivo è il comando ruota. Il comando ruota va selezionato l'oggetto da ruotare, ci chiede un punto base, dopodiché ho la possibilità di ruotare la linea come voglio. Ho anche la possibilità di dare un angolo preciso, posso anche dire 45. In questo caso ho una rotazione di 45 gradi rispetto alla posizione iniziale della linea. Questa è la prima parte dei comandi di modifica, e quella relativa ai comandi di copiatura, spostamento, diciamo, riproduzione dell'oggetto in vari modi. Dopodiché entriamo
nei comandi più strettamente di modifica, di editazione degli oggetti. Il primo è il comando scala. Disegniamo un rettangolo. Il comando scala è semplicissimo e funziona così. Si seleziona il comando, si seleziona l'oggetto da scalare. Anche in questo caso viene chiesto un punto base, che è il punto che rimarrà fermo rispetto alla scalatura dell'oggetto. Si specifica un valore di scala, cioè io posso, per esempio scrivendo 2, posso raddoppiare le dimensioni lineari del rettangolo. Infatti in questo caso è un rettangolo che ha i lati doppi rispetto al rettangolo precedente. La stessa cosa posso farla al contrario, cioè scalando in riduzione, riseleziono, dopo aver selezionato il comando seleziono ancora una volta l'oggetto, scelgo sempre lo stesso punto base, in questo caso scrivo anziché 2 posso scrivere 0.5, cioè 0,5, e ho esattamente il rettangolo che avevo prima nella stessa posizione di prima. Manteniamo il rettangolo, che ci serve anche per far vedere il comando stira. Il comando stira è questo. Dopo aver selezionato il comando, si va a selezionare l'oggetto, si dà invio e c'è la possibilità di stirare l'oggetto. Si può fare anche in modo ortogonale, andando a selezionare la modalità orto, vedete c'è la possibilità di stirarlo. Basta portarlo in un'altra posizione e la stiratura avviene. In questo caso la stiratura dell'oggetto può avvenire anche in riduzione, cioè c'è anche la possibilità di ridurlo, come in questo caso. Vi devo però segnalare un difetto di NanoCAD rispetto a questo comando. Come avete notato, io ho sempre selezionato l'oggetto facendo questa operazione, cioè facendo un rettangolo di selezione, diciamo, di tipo intersezione. E in questo caso abbiamo visto il comando funziona. Se andate invece a selezionare l'oggetto in un altro modo, dopo aver selezionato il comando, fate una selezione semplice tipo questa qui, succede che il comando stira non funziona. In questo caso succede che viene spostato l'oggetto, non viene stirato. Questo è un difetto di NanoCAD che abbiamo già fatto presente agli sviluppatori, però comunque riutilizzando il comando, selezionando così, il comando stira è comunque utilizzabile, però insomma è bene che lo sappiate. Poi continuiamo la nostra rassegna andando a parlare di un altro comando importantissimo. In questo caso l'ortogonalità non ci serve più, andiamo a fare due linee, che è il comando taglia. Il comando taglia funziona così: dopo aver selezionato il comando si sceglie una prima linea, la prima linea che viene selezionata è la linea che taglia, la linea di taglio, si dà invio, poi si sceglie l'altra linea che è quella invece che deve essere tagliata, e succede questo. Ripetiamo il comando taglia, selezione della linea di taglio, invio e selezione della linea da tagliare. In questo caso è importante la sequenza delle selezioni in modo da tagliare la parte giusta che si vuole tagliare. Poi c'è il comando estendi, che serve a questo. Disegniamo due linee staccate una dall'altra. Con estendi ho la possibilità di estendere questa linea sull'altra linea che sta qui. Prendo il comando, seleziono la linea di destinazione, do invio, seleziono la seconda linea che viene estesa sulla prima. Questi due ultimi comandi sono comandi che in fase di disegno si utilizzano spesso e che è bene che voi impariate ad usare in modo corretto e anche veloce. Poi c'è il comando spezza, che va a spezzare gli oggetti. Prendiamo questa linea, va bene questa. Selezioniamo lo snap vicino.
andiamo a cliccare sulla linea e la linea viene spezzata in due parti. C'è poi il comando spezza in un punto, che è questo. Andiamo a selezionare la linea, ci viene chiesto di specificare il primo punto di rottura e in questo caso la linea è stata spezzata in due parti. Infatti c'è la possibilità, come vedete, di selezionare, mantenendo però la continuità diciamo geometrica della linea, però in questo caso sono due linee distinte e separate. Sono due linee distinte che però possiamo recuperare alla situazione precedente con il comando successivo, che è il comando unisci. Selezionando unisci, selezioniamo la prima linea, selezioniamo la seconda e in questo caso la linea è tornata unica, è tornata ad essere unita. Poi c'è il comando cima, che è questo. Dopo aver selezionato il comando andiamo a stabilire una lunghezza della parte della cimatura, diamo 30, ok, selezioniamo la prima linea, selezioniamo la seconda e questa è la cimatura. Se io anziché 30 scrivo 0, vado a rifare la cimatura e ritorno alla situazione precedente. 30 è questa misura, la distanza che c'è tra questo punto e questo punto. Anziché la cimatura c'è la possibilità anche di fare dei raccordi, cioè delle cimature, diciamo, curvilinee. Comando raccordo è quello successivo, cioè questo. Diamo un valore di 50, andiamo a selezionare questo in modo tale che comunque la parte che viene sostituita sparisca. Diamo ok, selezioniamo la linea, la prima linea, la seconda linea e questo è il raccordo. Poi c'è il comando esplodi. Il comando esplodi, per vederlo meglio, facciamo una polilinea, che se poi in definitiva funziona anche con il rettangolo. Voi sapete che la polilinea è una entità unica. Lo stesso discorso vale per il rettangolo. Utilizzando il comando esplodi, prendendo il comando e cliccando sulla polilinea, succede che viene esploso in più linee. Un'unica entità è diventata quattro entità. Da una polilinea siamo passati a quattro linee indipendenti. La stessa cosa succede con il rettangolo. Esplodendo il rettangolo viene smontato in quattro linee indipendenti l'una dall'altra. Esplodi tutte le entità selezionate, dà la possibilità, comunque il concetto è sempre lo stesso, di esplodere tutti gli oggetti. In questo caso l'esplosione avviene su tutti gli oggetti, qui non è successo niente perché erano oggetti già esplosi e gli altri non erano esplodibili, però comunque il concetto è questo. Per cui abbiamo parlato di tutti i comandi di modifica presenti sulla toolbar modifica.